Macario, Mauri, Medolago, Melone, Meloni, Mizzau, Motta, Paese, Pellegrini, Perego, Quattro Ciocchi, Rossi, Santoienna, Senesi, Sini, Tagliabue, Todaro, Tucci, Guccioli, Viganò. Non vi so dire oggi
novità sull'apertura di N5. Per quanto riguarda invece le zone 30 all'ora, noi nel nostro piano urbano per la mobilità sostenibile abbiamo individuato alcuni quartieri come meritevoli. All'interno del procedimento di attuazione del piano per la mobilità sostenibile a livello cittadino sono stati scelti alcuni quartieri meritevoli di iniziare questo programma di messa in sicurezza. E la quartiera non era, un incontro circa un anno fa, uno di questi quartieri. Il progetto definitivo è pronto, io conterei che nella primavera ti potremo avere qui per visionarlo, in quanto ormai è compiuto. La zona 30 allora ad Ergano comprende una parte significativa del quartiere, riguarda alcune strade, in particolare riguarda anche in qualche modo la messa in sicurezza degli istituti scolastici, delle scuole di Luciardi. Poi, per quanto riguarda la questione di via Pincaia, il 25 febbraio inizieranno i lavori per mettere in ordine la via, trasformarla in un doppio senso e di modificare il semaforo all'angolo con la via Ornato. Per quanto riguarda la questione delle strisce blu, c'è stato un incontro tra PM e Comune e hanno convenuto di intraprendere la strada che abbiamo iniziato anche noi, cioè quella di man mano segnalare le lagagne, le problematiche e fare un protocollo trasmettere il protocollo con tutte le problematiche ad ATM che provvederà poi a sistematizzare e risolvere le questioni. Direi di aver concluso, non ho altre cose da dire e vi ringrazio. Buonasera. Capogruppo Indovina. Sì, grazie. Ci sono interventi che non si vorrebbero mai fare e stasera mi tocca farlo. Lo faccio sapendo che il nostro partito, con tutti i difetti di questa terra, è una comunità di persone. Il Partito Democratico della Zona 9, tutto il Partito Democratico della Metropolitana di Milano ed in particolare questo gruppo, c'è anche qui Mattia Stanzani che è stato capogruppo e compagno di avventura in questo consiglio di Roberto per tanto tempo, tutti noi ci stringiamo stasera intorno a Roberto perché quello che è successo è un qualcosa di cui, per cui le parole non bastano e nemmeno servono, e quindi solamente per dire che ci stringiamo intorno a lui, alla sua famiglia, e cercheremo nel mezzo del possibile di stargli vicino, sperando che torni presto tra noi e che per quanto possibile possa tornare all'attività, perché abbiamo anche bisogno della sua forza. Grazie. Grazie, caro Presidente. Siamo vicini anche noi e ci è veramente dispiaciuto di questa cosa che è accaduta, soprattutto perché è naturale, di solito sono i genitori che soffrono di più quando devono accompagnare loro al funerale i figli, quando invece di solito lo incontrano. Quindi siamo vicini a questo nostro collega. Io presento invece una mozione sulle problematiche legate al regalo all'abbandono degli spazi comunali, soprattutto quello di zona 9 che è quello di via Jenner 44. Devo dire che non mi sento di leggerlo, la do per letta, è una cosa che abbiamo sostenuto tra l'altro anche come zona, penso che fortemente abbiamo voluto che si facesse un bando, che si mettesse a bando questo tipo di struttura, e tutti quanti in commissione hanno votato perché
se ne potesse essere dato alla cittadinanza, soprattutto alle associazioni, per fare qualche cosa di legale. Abbiamo scoperto che da allora, mi sono ottobre, novembre, non è stato ancora fatto niente, è ancora occupata, il bando è bloccato perché c'è gente che non riesce neanche ad andare a vedere per fare i sopralluoghi, e addirittura mi dicono che hanno fatto una sfidatrice, quindi vendono e fanno attività di tipo bar e somministrazione, questo è tutto illegale. Ci auguriamo che, visto che è anche vicino a una stazione di polizia locale e soprattutto anche vicino a un consiglio di zona, si possa più presto come zona far pressioni al comune affinché si ripristini la legalità e si scopri questo spazio e si dia alle associazioni, perché poi come zona hanno chiesto proprio che venisse assegnato a qualche associazione che potesse essere utilizzabile per la cittadinanza. Consigliere Musei. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anche noi siamo vicini al consigliere Meloni in questo tragico momento. Come già è stato detto, le parole sono un di più e niente può descrivere e può dare empatia in questo momento a ciò che stanno attraversando due genitori che perdono un figlio. Io ho due richieste, un'interrogazione e una mozione che cerco di sintetizzare per non rubare tempo. La richiesta riguardo all'area di via Giudice Donadoni, che un anno fa è stata chiesta dai residenti del co-housing per fare un'attività di porti condivisi. Noi abbiamo richiesto direttamente allo staff della Decesa di informazioni al riguardo e siamo stati rimandati al Presidente della Commissione Ambiente, che è depositario di tutte queste informazioni. Quindi richiediamo che venga convocata una commissione, che in una delle prossime commissioni ambiente venga messa all'ordine del giorno la conclusione di questo iter, invitando chiaramente i cittadini di via Giudice Donadoni. In questi giorni abbiamo ricevuto il piano triennale delle opere che il presidente di zona ci ha inviato per email, e questo è il terzo anno che noi lavoriamo per dare delle proposte e delle priorità. A noi non sembra che sia un lavoro continuativo, è soltanto una delibera che non ha continuità con il lavoro fatto negli anni precedenti. Io ho chiamato anche il direttore, il responsabile Papetti, che è rimasto un po' perplesso sul fatto che ci venga inviato a gennaio questo piano triennale dei lavori. Quindi faccio questa richiesta al Presidente della Commissione del Territorio per invitare l'ingegnere Papetti qui da noi e capire un po' l'iter da seguire, gli obiettivi e come possiamo lavorare in collaborazione con gli uffici tecnici per dare un risultato migliore rispetto agli anni precedenti. Non è una mozione, è una richiesta, però spero che l'accordo del Presidente della Commissione del Territorio, in quanto noi crediamo sia fondamentale questo passaggio. Se non avverrà, ci riserveremo anche la possibilità di decidere se partecipare o meno alla commissione, perché a questo punto la riteniamo. Ho un'interrogazione riguardo ai tavoli tecnici che aveva proposto la vice sindaco De Cesaris ormai a novembre, con un accordo tra APECA e il Comune di Milano riguardo allo spostamento del mercato in Zara e riguardo alla situazione di abusivismo. Si era espressamente dichiarata l'idea di far iniziare questi tavoli tecnici, quindi chiediamo al Presidente della Commissione Commercio e Attività Produttive, Andrea Quattrociocchi, e al Vice Sindaco
alla Lucia dei Cesari se questi tavoli sono iniziati, se la zona 9 sta partecipando, in tal caso si chiede un resoconto del lavoro sin qui svolto. Infine ho una mozione che riguarda il concorso internazionale di progettazione ludoteca Padiglione Infanzia in via di Castiglia. È stato bandito un concorso internazionale per un progetto in quella zona che diciamo è stata un po' nel cuore e nelle menti di molte persone in questo periodo, e mi riferisco a via dei Castiglia, alla Torre Benedetti, via Sassetti. Lì c'è un bando di concorso per costruire questa ludoteca per bambini diversamente abili, ma l'area che è stata scelta è molto infelice, all'ombra dell'edificio dell'Unicredit, di fianco a un parcheggio, quindi in ombra la maggior parte del tempo, e la mozione chiede all'assessore urbanistica che si adoperi proprio perché l'edificio venga costruito all'interno del parco, in un'area molto più soleggiata e molto più all'interno del parco, dell'area limitrofa alla biblioteca degli alberi, grazie. Grazie Presidente Senesi. Prego, molto difficile in questo momento fare qualsiasi intervento, immagino che il cuore di tutti noi sia altrove. Però è mio dovere esprimere a nome di tutto il Partito Democratico un appello. In questi ultimi giorni stiamo assistendo a un'ennesima stagione di attacchi sessisti contro le donne. Esprimiamo solidarietà al Presidente della Camera Boldrini, alle deputate e a tutte le donne in campo politica, a tutte le donne di questo Paese. La legislazione a fondo sessuale usata come arma di offesa per sfuggire le donne e porle in condizioni di subalternità e silenzio. Ciò è inaccettabile ed è nostro dovere condannare tale condotta. È intollerabile che ciò avvenga anche e soprattutto nel Parlamento, luogo di elezione per il riconoscimento e rispetto dei diritti di uomini e donne, di tutti i cittadini secondo i dettami della nostra Costituzione. Luogo dove pochi mesi fa è stata ratificata proprio la Convenzione di Istanbul contro il femminicidio. Tali comportamenti sono gravemente rischiosi per la democrazia, alimentano una cultura sessista che favorisce la violenza contro le donne in tutte le sue declinazioni. Ci appelliamo a tutte le donne e agli uomini dell'atto costituzionale perché ci si opponga con fermezza a tale deriva incivile e perché si ritorni a un'adeguata e dignitosa dialettica pubblica. Grazie Presidente Senesi. Capogruppo Crivio. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anche il nostro partito 19, esprime la propria vicinanza e solidarietà nei confronti di Roberto Meloni e cercare per la tragedia che ha colpito. Pensiamo che oltre a queste parole, per le cose che possiamo fare, compiere dei gesti, delle azioni umane, di aiutarlo quando entra a svolgere l'attività consiglio di zona. Oltre a questa comunicazione, ho una comunicazione da fare con la comunità. Apertura degli spazi di prenotare di Vidalita. In data 28 marzo 2013, a seguito di un intervento del sottoscritto, in cui si sollecitava la necessità di rendere prenotare di Vidalita uno spazio vivo, onde evitare episodi fatalici, l'edificio era appena stato imbrattato pesantemente da scritte e antifasciste. La Presidente del Consiglio di Zona 9 aveva preso funzione di 5 piedi. 1. La parte destra, guardandola di fronte del gran terreno, è in carico al Consiglio di Zona 9 ed è stata soggetta agli interventi valutativi volta a rendere lo spazio montuoso. 2. Lo spazio sinistra, ex-SERT, è in carico al settore cultura biblioteca. Gli uffici stanno verificando lo scambio tra questo spazio e quello dell'entrata, in modo tale da rendere quest'ultimo utilizzabile dalla biblioteca. L'area ex-SERT si metterebbe eventualmente a bando. Punto 3. Vi è la necessità della rivalutazione dello spazio, auspicando che si arrivi ad una riqualificazione totale di Vidalita. Essendo oggi l'area indicata il punto 1 a bando,
prima grazie al lavoro delle commissioni del centramento e della scolare. Si chiede al Presidente del Consiglio di Zona 9, Beatrice Buccioli, se ci sono stati sviluppi e se sì quali, riguardo i punti 2 e 3. Grazie. Grazie Presidente, non ho mozioni, segnalazioni, interrogazioni da presentare questa sera, volevo solo esprimere con altri prima di me, da parte mia e di tutto il gruppo Lega Nord, la vicinanza all'amico Roberto, alla moglie e alla famiglia per il grave lutto che li hanno colpiti. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, io questa sera sarò brevissimo e ho una segnalazione che riguarda la presenza di amianto sul caseggiato di Piazza San Giuseppe. Chiediamo il controllo da parte del Comune. L'altra invece chiede, è una segnalazione che riguarda di grandi albero che poi escono da un caseggiato, da uno degli stabili comunali, anzi di proprietà dell'area, dove i rami poi escono e vanno quasi a toccare diciamo le teste delle persone che passano in questi giorni usando gli ombrelli, molti hanno avuto dei problemi proprio nel transitare il dialetto, il marciapiede che porta alla fermata metro 5 Ponale. L'altra è una mozione che intendo leggere per far comprendere anche a tutti il suo significato. Scusate, metto gli occhiali. Leggiamo anche lì. Allora, premesso che presso i giardinetti comunali di via Giovi presenta un campetto da Vassi, premesso che il campetto da Vassi è pubblicato all'interno dei giardinetti di via Suzzani, di fronte a scuola d'infanzia comunale, è stato da poco trasformato in area giochi per bambini. Premesso che il suddetto campo da basket è ora molto più frequentato dai giovani della zona, che ne fanno un importante luogo di aggregazione e riparo. Considerato che le condizioni di sicurezza del campo da basket sono a tutt'oggi insufficienti a garantire la totale sicurezza dei numerosi fruttori, appurato che il Comune di Milano ritiene importante ed essenziale offrire sempre più opportunità sportive di svago nella modalità gratuita al fine di incentivare e avvicinare sempre più giovani allo sport, appurato che l'imprevista trasformazione del campetto da basket ad area gioco per bambini ha convogliato un ingente numero di utilizzatori dell'ex campo nel campetto da basket dei giardinetti di via Giovi, si allegano foto. Chiede al Presidente di Zona 9, l'assessore dello sport a tempo libero del Comune di Milano, Presidente della Commissione Sport a tempo libero del Consiglio di Zona 9, di valutare la possibilità di potenziare e migliorare la fruibilità del campetto di basket all'interno dei giardinetti di via Giovi, con il rifacimento della pavimentazione idonea per attività sportiva e la realizzazione delle recinzioni perimetrali del campo di gioco, al fine di rendere più sicuro e funzionale il campo da basket presente nell'area di casa. Voglio dire al Presidente che non è così, perché il campetto che qua ci sono delle porte, perché anche poi funzionare, vedete che non c'è stato fatto quello che ha chiesto. La richiesta non è passata qua, io non l'ho mai vista, e quindi noi come consiglieri di opposizione prendiamo atto delle richieste e delle istanze dei cittadini e le portiamo qua. Nel caso in cui c'è già stata fatta, nel momento in cui discuteremo la mozione, ci farete vedere i documenti. Anzi, devo dire anche che spenderò 5 minuti proprio perché voglio suggerire proprio, e poi non so, mettervi una discussione veloce per prendere in esame una modalità di raccogliere tutte le segnalazioni che facciamo anche noi consiglieri, anche in un portale o all'interno del sito, dove non si fa le cose dovute. Perché
è vero quello che diceva il Presidente in qualche maniera, a me non piace portare la richiesta che è già stata fatta, ma è anche vero che non c'è modo di vedere e di capire quale segnalazione. Io mi rendo conto che spesso, anche quando mando le mail magari ai settori, mi trovo delle risposte anche a volte educate, garbate, ma chiaramente un po' stanche, perché magari hanno ricevuto 10, 20, 30 email dello stesso tipo, magari da tutti i loro consiglieri, e quindi è chiaro che il funzionario che risponde dice: ma cavolo, per questo problema ci scrivono tanti. Magari il problema del sito di zona 9, inserire magari, adesso io sono ignorante in materia, ma uno spazio dove i cittadini di zona 9 e anche i consiglieri possano prendere visione delle segnalazioni che sono state fatte, dei loro riscontri, così che i cittadini che vogliono entrare nel sito vedono tutte le segnalazioni che sono state fatte. Noi stessi capiamo che forse non è il caso di doppiare la segnalazione perché è inutile, e magari si va a cercare di fare un lavoro migliore. Ecco, mi piace, devo dirlo, anche se faccio politica, mi piace fare una richiesta che è già stata fatta e magari ci dà una risposta. Certo che se non lo so e se non sono in grado di conoscerlo, io porto il documento e facciamo questa richiesta. Grazie. Signor Gramandi. Scusa, posso avere una foto? Grazie. Inizio innanzitutto le mie personali condoglianze al consigliere Leoni, già fatto il mio gruppo, per una segnalazione. Al Presidente dovrebbe già esserne a corrente, mi hanno detto che hanno già segnalato. Parlo di un disservizio in trasporto pubblico legato a un'universale, alla stazione di auto per FN. Chiedo semplicemente visto episodi, l'ultimo verificato di ieri mi hanno segnalato. Chiedo che venga maggiormente ampliato il servizio di informazioni per quanto riguarda appunto il trasporto pubblico e universale. Piccoli errori di comunicazione possono comportare gravi danni ai gravi disagi all'utenza, soprattutto anche in termini di sicurezza visto la serata. Quindi chiedo al Presidente e agli assessori alla mobilità che si attivino affinché un adeguato sistema informativo permetta agli utenti di raggiungere la propria abilitazione anche in due serali senza problemi. Grazie. Vicepresidente Alfonso. Grazie Presidente. Solo per dire che si sono verificati alcuni problemi relativi a una ristorazione questa settimana. In particolare si è verificata la presenza di un corpo strano nei ravioli metallico, e di conseguenza Milano Ristorazione fa sapere che ha sospeso cautelativamente la distribuzione dei ravioli e che ha avviato tutte le indagini del caso. Per quanto invece riguarda la seconda segnalazione, sempre riguardante Milano Ristorazione, sempre riguardante Milano Ristorazione, Milano Ristorazione unilateralmente ha deciso di eliminare, di non fornire più la dieta in bianco per i bambini che già usufruiscono della dieta sanitaria per allergie. Questo perché a loro dire, nel momento in cui si incrocia il fatto di avere una dieta priva di determinati alimenti con il fatto di dover avvicinare il bianco, si possono creare degli errori. Ora, a parte la qualsiasi considerazione su questa affermazione, il Comune ha chiamato a un tavolo di una ristorazione per decidere in merito a questa decisione unilaterale, insomma, per capire meglio e per possibilmente contrastare questa decisione. Se saranno chiamate anche le zone, io parteciperò e vi darò informato riguardo a questa novità, diciamo, negativa, sicuramente negativa. Grazie. Grazie consigliere Lavori.
Grazie Presidente, chiedo scusa per il ritardo, ma giovedì alcuni personali non gli erano altri posizionabili, ma volevo a nome di Gianluca, Enrico Roberto e Marzio esprimere la nostra vicinanza alla, al consigliere Meloni, e mi siamo vicini a uno per come è capace, chi può cuore, chi può aprire. Grazie consigliere Tadeue. Consigliere Gesmoto. Buonasera, grazie. Come sappiamo tutti, anch'io mi associo al dolore della, della tragedia che ha colpito il giorno. Ritornando a quanto è già noto a quasi tutti quanti qui presente, io mi auguro e auspico con la presenza anche dei cittadini che seguono questa mozione che voglio presentare, che possa sensibilizzare i destinatari della stessa e che possa essere di aiuto a sollecitare, fare in modo che possano svolgere con consapevolezza il proprio lavoro di competenza. Presento questa mozione all'assessore dei lavori pubblici Maria Carmela Rossa, per conoscenza sindaco, presidente del consiglio di zona e presidente di commissione. La richiesta riguarda la riqualificazione urbanistica della rotatoria relativa all'intersezione tra via Stesani e via Vincenzo Sereno. Premesso che la via Stesani è un punto di accesso alla città per il traffico veicolare proveniente dalla Tomasina e dai comuni di Microfi al nord di Milano, rilevato che la cittadinanza di Afori è da più di 2 anni che aspetta la realizzazione della sistemazione definitiva dell'incrocio via Stesani e via del Sereno, che l'attuale rotatoria provvisoria realizzata con New Jersey di plastica contribuisce a rendere meno scorrevole il traffico e in generale un pericolo costante per i pedoni che devono attraversare l'incrocio, che sottoscritto il Consiglio di Zona 9 hanno già sollecitato l'amministrazione comunale con i seguenti atti: segnalazione allegato alla seduta del Consiglio di Zona 9 del 26 gennaio 2012, le osservazioni del 7 febbraio 2012, la delibera della seduta del 22 marzo 2012, delibera di giunta comunale del 26 ottobre 2012 con permittiva e progetto e termine dirigenziale, segnalazione allegato verbale del 29 novembre 2012 e per ultimo la segnalazione urgente secondo il verbale del Consiglio di Zona 9 del 28 novembre 2013. Si chiede all'assessore dei lavori pubblici Maria Carmela Rossa di attivarsi affinché sia definito al più presto un cronoprogramma chiaro informando il Consiglio di Zona 9 con le date di inizio e conclusione dei lavori al fine di rendere più sicuro e più fluido sia il traffico veicolare che pedonale con la realizzazione dell'opera pubblica. Sottoscritto e il Consiglio di Zona 9. Grazie. Grazie. Questa qui aggiungo che può essere ritenuta diciamo urgente perché ho raccolto le firme di quasi la totalità dei presenti. Grazie. Va bene, grazie, se la può portare qui alla manco della presidenza, ma da poterla fotocopiare e poi discutere. Consigliere Colleboni. Chiedevo se sa qualcosa riguardo della scuola Pavoni che è allegata all'allegata di piani superiori, perché volevo sorpassare forse il fatto che non lo fa. Grazie. Grazie consigliere Codigoni, la presidente lo consolo poi provvederà a fare le risposta. Potrà essere estesa anche ai consiglieri montare che tutti possono essere al corrente della situazione, ma con il consigliere Pina. Sì, grazie, buonasera a tutti. Una segnalazione che avevo già inoltrato un paio di settimane fa e che vista la conclusione dei lavori forse meglio rimarcare e far pervenire di nuovo
già sono terminati per il momento i lavori di risistemazione dell'incrocio dal punto di vista della viabilità. Adesso la situazione sembra migliorata, però c'è un problema, come avevo già segnalato durante l'istruzione dei lavori, ma uno dei convini che drena buona parte dell'acqua in quell'incrocio risulta compromesso, ovvero si deve svolgere il suo lavoro, cioè acceduto. E quindi in questi giorni di pioggia abbiamo visto che lì si formano delle immense pozzane, quasi dei laghi, che rende difficoltosa la viabilità sia delle auto, perché quando entri dentro una pozzanghera abbastanza profonda rischi anche di fare incidenti, di avere più difficoltà a frenare l'auto, sia per i pedoni che rischiano di essere lavati dalle auto che transitano. Allora, visto che i lavori apparentemente sembrano conclusi, sarebbe il caso di dire di far presente all'ufficio tecnico di far uscire un nuovo l'impresa e sistemare quel fondino, in modo tale da considerare completato l'intervento che per tanti mesi, diciamo forse anni, abbiamo aspettato con ansia. Grazie. Grazie, consigliere Vina, da un gruppo cortese. Grazie. E volevo scrivere anch'io la mia solidarietà all'amico Roberto, e stavo anche pensando che certamente molti di noi hanno dei figli, no? E certamente molti di noi riescono a capire che cosa può mancare quando uno va a vedere. Oggi noi siamo più riuniti, ma io penso sinceramente al dolore che sta provando me. Mi auguro solo una cosa, che possa rientrare immediatamente, anche perché a me faceva piacere stasera sinceramente essere vicino a quest'uomo per esprimermi personalmente la mia solidarietà. E spero per questo che torni immediatamente, perché mi farebbe davvero piacere fargli capire che anche se distanti su queste cose bisogna essere vicini, bisogna essere amici, e mi farebbe piacere rivederlo prestissimo per esprimergli la mia solidarietà. Oltre a questo, volevo presentare una richiesta al presidente del CDZ e al direttore di settore. Oggetto: comunicazione relativa alla trimestralità inviata tramite mail il 5 febbraio 2014 dal presidente del CDZ Beatrice Buccioni. Testo: in relazione alla mail dedicata in oggetto, inviata a tutti i consiglieri del CDZ 9, dove si chiede alle commissioni di prendere in esame tutte le iniziative che pervengono al protocollo del Consiglio di zona almeno 45 giorni prima della data presunta di realizzazione dell'evento stesso, onde evitare possibili polemiche già scaturite durante le commissioni, si chiede al Presidente del CDZ 9 e al Direttore di settore di indicare l'effettiva data di attuazione della seguente modifica. Si chiede gentilmente risposta scritta. Grazie. Grazie capogruppo Cortese. Se, è un documento scritto quello che ha letto? Sì, te lo mando subito. Ok, grazie. Nomino come scrutatori, non sono più interventi, nomino come scrutatori il consigliere Della Mandi. Consigliere Fina. Verbale da ratificare, come anticipato a inizio di seduta,
Facciamo il minuto di silenzio in ricordo del figlio di Roberto Meroni. Passiamo alla discussione dei punti iscritti all'ordine del giorno. Come avrete avuto già modo di vedere, il punto numero 1 e il punto numero 2 sono stati stralciati perché serve un supplemento di valutazione. Passiamo quindi al punto numero 3, parere relativo al rinnovo della locazione dell'area comunale di superficie di metri quadri 308, identificato al foglio mappale eccetera, del Comune di Milano ad uso esclusivo di deposito automezzi, sito in via Derganino 24. La parola quindi alla Presidente della Commissione Case Popolari e Demanio, Simona Fregoni. Grazie Presidente. Abbiamo fatto due commissioni in merito a queste due aree, l'altra è quella al punto successivo, con sopralluogo col geometra Ratti dell'assessorato centrale. Quindi io la do per letta, abbiamo in due commissioni esaminato a fondo la pratica e quindi io do per letta. Grazie. Grazie Presidente Fregoni, se non sono interventi mettiamo in votazione. Stiamo mettendo in votazione il punto 3. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 29, contrari 0, astenuti 3. Approvato. Passiamo al punto successivo, il punto numero 4. Parere relativo all'ampliamento dell'area di proprietà comunale per l'impianto attualmente esistente in Viale Fermi 130 mediante l'aggiunta di un nuovo prodotto GPL su una superficie di 700 metri quadri. La parola sempre alla Presidente della Commissione Case Popolari di Magno, Simona Fregoni. Grazie. Do per letta anche questa, la problematica era identica al punto precedente, sopralluogo eseguito con il geometra dell'assessorato centrale, la documentazione era tutta a norma e in regola, quindi do per letto il punto, grazie. Grazie Presidente, mettiamo quindi in votazione. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione, passiamo al punto numero 5, presenti 31, favorevoli 31, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo quindi al punto numero 6, mozione relativa alla richiesta di mantenimento dell'igiene pubblica e del decoro cittadino nella città di Milano, in particolare nella zona 9. La parola
Al primo firmatario Andrea Pellegrini. Grazie Presidente. Vorrei leggerla in maniera veloce. Allora, Consiglio di zona 9. Quindi mozione, premesso che il mantenimento dell'igiene pubblica e il decoro cittadino di una città sono condizioni fondamentali per garantire una migliore qualità della vita e sicurezza della cittadinanza. Premesso che il Comune di Milano, tramite l'azienda ANSA, assicura il servizio di pulizia delle aree e delle vie pubbliche della città. Considerato che ci sono strade, marciapiedi e aree pubbliche in zona 9 che, nonostante l'impegno e il lavoro del personale ANSA, versano in condizioni di grave degrado ambientale a causa del sversamento e l'abbandono indiscriminato di ogni genere di rifiuto, anche di tipo ingombrante. Considerato che questa grave condizione di antigenicità è ormai divenuta cronica situazione, tanto da compromettere la salute dei cittadini e il decoro urbano della città. Ravvisato che i possibili provvedimenti di tipo amministrativo penale da attivare per affrontare la grave situazione di degrado generata nei nostri quartieri sono di competenza del Comune di Milano. Appurato che vigono norme che regolamentano e quindi sanzionano chi abbandona i rifiuti in aree non autorizzate o nei modi non conformi a quanto previsto. Appurato che in molte zone di Milano, in particolare in zona 9, sono installate telecamere di sicurezza. Appurato che dalle linee guida per i comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento garante della privacy 8 aprile 2010, si può evincere che le autorità del garante della privacy ha profondamente modificato in senso migliorativo il già citato provvedimento nella parte del capitolo 10 relativo al contrasto all'abbandono dell'immondizia. Appurato che questa grave condizione pare non essere imputabile ad ANSA ma alla maleducazione in civiltà di chi in ogni momento della giornata sversa e abbandona i rifiuti in aree non idonee come strade, giardini e marciapiedi, si chiede al Presidente di Zona 9, al Sindaco di Milano, all'Assessora all'Ambiente di intervenire con urgenza affinché la questione venga trattata con tempestività coinvolgendo l'azienda AMSA, il Consiglio di Zona 9, l'ASL, la Polizia Locale, le GEV e tutti gli attori competenti in materia affinché si individuano le soluzioni più adatte alla prevenzione e repressione di tali reati commessi contro la salute pubblica e l'ambiente. Inoltre si chiede al Comune di Milano di utilizzare le telecamere presenti nella zona 9 per l'individuazione degli autori di tali reati affinché siano perseguiti e puniti a norma di legge. Chiedo ai colleghi della maggioranza che la mozione è aperta a qualsiasi modifica migliorativa o magari se c'è qualche parte che magari crea dei problemi o non è corretta, io vi invito a non sottovalutare questa mozione che secondo me va a toccare un punto fondamentale, ma invece di condividerla assieme al gruppo della Lega Nord perché divenga una delibera del Consiglio di Zona 9. Grazie. Consigliera Newsday. Grazie Presidente. Io ricordo che ad aprile dell'anno scorso avevamo fatto una stessa mozione perché il problema è ormai presente da tempo, sia l'abbandono di rifiuti, di mobili, rifiuti ingombranti in zone in cui non è previsto il passaggio se non con la chiamata telefonica ad AMSA, ma è sempre più diffuso questa nuova moda di lasciare i rifiuti domestici nei cassonetti e nei cestini pubblici sulla strada. L'unica cosa, chiaramente noi da quella mozione che abbiamo che è passata qui in zona più di quasi un anno fa non abbiamo avuto nessuna reazione, nessuna informazione da parte dell'assessorato di Maran. Io ho fatto una richiesta specifica quando è venuto qui a presentare il piano di raccolta umido, però scusate,
il piano di raccolta umido, secondo me il Presidente dovrebbe ricominciare a usare le note di biasimo, perché il silenzio è sempre più difficile da mantenere. Quindi l'assessore è venuto qui e non ha battuto ciglio su questa richiesta qui, che è un problema ormai. Ha scantonato e non ha dato nessuna risposta, quindi ci ritroviamo ancora dopo un anno a parlare dello stesso problema con cittadini che fanno il loro dovere, fanno la differenziata e cercano di farlo secondo le normative, e invece ci sono cittadini che abbandonano tranquillamente il loro bel sacchettino per non andare in cantina o nel locale pattumiera a fare la differenziata. Quindi noi siamo favorevoli a questa mozione e voteremo a favore. Grazie. Grazie consigliere Agnusdei. Capogruppo Melone. Sì, grazie. Ma riprendendo il ragionamento fatto da Agnusdei, un'analoga mozione fatta un anno fa che non ha avuto esito, forse non è il caso di rifare una mozione sullo stesso tema, ma io dico questo, posso dire il mio pensiero? Grazie. Allora, ma forse si tratta di capire con ANSA, con chi si occupa della materia, come intervenire su questa cosa. Anche la scelta di ANSA di cambiare i cestini piccoli con i cestini grandi forse ha dei vantaggi dal punto di vista dell'economicità della raccolta, però induce le persone a usarli per gli scopi che sono diversi da quelli della raccolta del rifiuto stradale. Il problema della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti è anche un problema di educazione dei cittadini, ma anche della formazione dei futuri cittadini. E quindi io credo che in questo senso vada sollecitata ANSA a fare delle iniziative specifiche nelle scuole, perché i bambini sono molto spesso dei veicoli di informazione presso le famiglie e possono essere quelli che poi inducono i familiari ad avere degli atteggiamenti più virtuosi, anche perché non sta bene che poi il papà o la mamma vadano a buttare rifiuti dove capita o come capita. Quindi io penso che la cosa importante sia di riconvocare ANSA, l'assessore, per discutere del problema e andare a fare delle segnalazioni specifiche, perché poi riguardano nello specifico alcuni luoghi, alcune strade, quindi trovare delle misure idonee per intervenire. Fare una mozione così, ma non fa male, come l'acqua tiepida, non fa male, non fa bene. Non so che senso abbia. Se vogliamo essere più efficaci, forse bisogna trovare delle misure diverse per intervenire. Grazie capogruppo Melone. Capogruppo Indovino. Sì, grazie. Premettendo che in linea di massima, mi sembra evidente, come hanno detto tutti, che il problema ci sia, faccio due puntualizzazioni sul testo. Il primo è la richiesta di eliminare il secondo paragrafo del considerato che, nel senso che secondo paragrafo, nel senso che, cioè, per carità, il problema esiste, ma così come è descritto in quel paragrafo non corrisponde, è un po' enfatizzato, per usare un eufemismo. L'altra cosa, l'altra richiesta che facciamo come emendamento è quella nel si chiede di eliminare al presidente di zona 9, cioè di rivolgerla direttamente al sindaco e all'assessorato competenti, perché la presidente nel suo lavoro quotidiano svolge già di fatto questa cosa, quindi è inutile chiedere una cosa che di fatto avviene già, e quindi presentiamo questi due emendamenti, poi ci riserviamo di decidere cosa votare in base alla risposta del proponente. Grazie. Grazie capogruppo Indovino. Presidente Motta. Sì, grazie. Solo per informarvi che martedì la Commissione Ambiente comincerà a trattare proprio questo aspetto,
cioè l'intenzione è quella di aprire una serie di incontri dove raccogliere segnalazioni, ma mi aspetto anche suggerimenti e idee che poi proporremo ad AMSA. Cioè è inutile pensare che AMSA faccia cose che non è abituata a fare o che contrattualmente non deve fare. Cioè, passare tutti i giorni a pulire un cestino non è compito dell'AMSA, e non è facendo aumentare il passaggio della pulizia che si educano i cittadini, perché l'effetto è proprio il contrario. Nel momento in cui viene raccolto tutti i giorni, la gente ci versa tutti i giorni. Quanto all'affermazione sui cestoni, se fosse per AMSA li eliminerebbe tutti i cestini, perché la filosofia di AMSA è quella di non far raccogliere immondizia nei cestini di nessun tipo. Quindi non è vero che la scelta di portare i cestoni più grandi abbia indotto la gente ad usarli di più, anzi, se il cestino fosse piccolo si riempirebbe prima, quindi forse non è proprio quella la logica con cui leggere la sostituzione dei cestini. Comunque lo scopo di questi incontri è proprio quello di prepararci ad un incontro con AMSA. Vi faccio presente che il nuovo contratto con AMSA che il Comune sta mettendo in piedi prevede per la prima volta delle penali, quindi anche questo per AMSA, ci saranno delle penali, però ci sono degli iter ben precisi per poter dare penali ad AMSA. Quindi una volta che il contratto sarà in piedi faremo venire qui anche i responsabili del comune, i tecnici del comune, che ce lo illustreranno e ci permetteranno magari di muoverci anche noi consapevolmente di quello che possiamo o no rinfacciare ed eventualmente ad AMSA. Grazie. Consigliere Perego, capogruppo Perego. Sì. No, vorrei ringraziare Anna Maria per il preciso e puntuale intervento, però vorrei sottolineare che noi dall'opposizione, per sollevare i problemi, le questioni che ci vengono poste dai cittadini, non è che abbiamo molti strumenti, presentiamo mozioni, segnalazioni, richieste, questo è il nostro dovere. E poi così, forse così inutile questa mozione non è, anche perché abbiamo visto che martedì c'è già una commissione, tu pensi, guarda che fortuna. Non lo so, però casualmente arrivano già queste cose. Per spirito di grande anticipazione di quelle che sono le problematiche da parte del Presidente, subito dopo queste cose si sviluppa il dibattito, che in realtà magari, se lei ritiene che questa mozione è inutile, magari poteva anche lei fare un'azione, forse non nella sua zona, ha meno problemi rispetto a zone periferiche come la nostra, dove in realtà il degrado, le situazioni, come dice il mio collega, di antigenicità è reale, palese, i problemi sono tanti. Noi penso che, non voglio sostituirmi al collega Pellegrini, possiamo anche accettare questo, ma non è altro che semplicemente la descrizione di quello che sta succedendo nella nostra città. Non vogliamo accusare il sindaco o altri, ci stiamo dicendo che purtroppo questo succede, e quello che chiediamo è appunto quello che voleva lei, cioè di fare un incontro con chi di queste materie si occupa. Non vedo perché non vada coinvolta la Presidente, il coinvolgimento della Presidente, ma nel senso di coinvolgere, di rimando quindi anche noi come Consiglio di Zona, non essere esclusi, come spesso capita nelle discussioni, nei dibattiti, nelle decisioni che poi vengono presi, nelle risoluzioni e le proposte dei problemi. Ripeto, non mi voglio sostituire, adesso parlerà il collega Pellegrini, però ci tenevo a sottolineare queste cose. Grazie. Consigliere Esposito. Grazie. Noi abbiamo presentato un emendamento, quindi tendenzialmente il nostro giudizio è favorevole nei confronti di questa mozione, di questa segnalazione. Ho seguito con interesse il dibattito che si è articolato. Volevo esprimere un'opinione per cercare di ricondurre il problema a quella che è la sua reale natura, non tanto amministrativa, perché poi AMSA e chi si occupa di questi temi lavora ed è sotto gli occhi di tutti. È un problema esattamente di educazione, è un problema di senso civico che in realtà travalica abbondantemente i nostri spazi di manovra, anche quelli del comune. Quindi non volendo attribuire responsabilità ai noti, mi sento semplicemente di condividere quello che è un problema un po' più ampio, che riguarda generazioni
di persone riguardo al modo di vedere la condivisione degli spazi pubblici. È un problema anche nazionale, mi rendo conto, perché questo problema è più presente ed si manifesta in forme più enfatiche nel nostro paese che non addirittura a pochi chilometri di distanza, soltanto varcando un confine che è puramente politico e nemmeno geografico o addirittura etnico. Quindi il problema è tutto educativo, è tutto culturale, è tutto sociologico. Comunque interventi di questo tipo possono quantomeno salvarci la coscienza, perché noi perché noi dedicheremo a questo tema un surplus di attenzione. Grazie consigliere Esposito. Se non ci sono altri interventi, do la parola al proponente, consigliere Pellegrini. Sì, grazie Presidente, grazie colleghi, ringrazio intanto di tutti gli interventi, che sono stati fatti, e sono davvero soddisfatto della condivisione, anzi accetto i due emendamenti scritti dal capogruppo Indovino e dal consigliere Esposito. Non ci sono problemi, togliamo il secondo capoverso del considerato e, se è il caso, anche se quello che diceva il mio capogruppo era proprio intendere coinvolgere la presente zona non nella questione ma proprio nella, in tutto quello che riguarda la trattazione della, della mozione. Invece volevo rispondere alla collega Melone che infatti ciò che lei dice lo ritrova nella mozione. Questa mozione ha una cosa di particolare che non si è voluta, non so per quale motivo, forse mettere in risalto, è proprio questa possibilità per il comune di certo fare prevenzione, perché come ha detto il collega Esposito è un problema solo di civiltà e di educazione, ma esclusivamente, perché questo si tratta. Infatti la mozione non dà colpe a nessuno, non rimanda ad AMSA alcune particolari responsabilità, a parte il disguido dell'ultimo dell'anno e altre situazioni che possono succedere in una grande azienda. La particolarità è come oggi le amministrazioni pubbliche possano utilizzare le telecamere di video ripresa di circuito chiuso. Perché? Perché di fronte all'escalation, di fronte a questa situazione difficilmente governabile, anche se nel tempo migliorabile con programmi e progetti di educazione indirizzati ai giovani nelle scuole e in tutti gli ambiti anche lavorativi e familiari, perché anche il nostro compito educare i nostri figli e anche noi stessi, è importante capire come dalle linee guida per tratte da tra l'altro da da un libricino dell'ANCI, cioè il linguaggio che gira tutti i comuni, quindi che è in mano a tutti i sindaci, c'è questa possibilità che rende più semplice, meno burocratica, l'utilizzo delle videocamere, che a Milano ci sono e sono poste anche in località dove ci sono campane, raccolte di vetro, raccolte di carta, quindi non dico in tutti i posti, ma dove si può, è bene che chi commette questi reati, perché di reati si tratta, venga esemplarmente punito, perché comunque è giusto anche che chi sbaglia paga. Davanti all'occhio del cittadino magari potrebbe diciamo rendere più semplice anche il lavoro di educazione, che l'educazione è anche il classico scappellotto dato al proprio figliolo. Comunque la Lega Nord ringrazia tutti i colleghi che condividono questa mozione. Grazie. Se non ci sono quindi interventi, mettiamo in votazione. Mettiamo in votazione, per come ho inteso, la mozione con gli emendamenti presentati. Consigliere Pellegrini, con gli emendamenti presentati? Sì, accettati.
Siamo in fase di votazione. Vabbè, dichiaro di votare favorevolmente alla mozione, anche se non risulta. No. Chiudiamo la votazione, mettiamo a verbale il mio voto favorevole. Presenti 31 più la sottoscritta, favorevoli 27 più la sottoscritta 28, contrari 0, astenuti 4, approvato. Passiamo quindi al punto successivo, avrete avuto modo di vedere c'è un refuso nel frontespizio di questa mozione, l'oggetto è audizione Seveso Comune di Milano, Assessore Maranna, tecnici responsabili e metropolitana milanese. La parola al primo firmatario, consigliere capogruppo Antonio La Terza. Grazie Presidente. Allora, perché si chiede questa audizione anche dopo quella che c'è stata già, in cui abbiamo ascoltato AIPO che ha delineato le soluzioni a nord di Paderno, quindi comprese le vasche di laminazione di Senago. Allora, come tutti sapete, anche se a Senago dovesse passare, diciamo, nessuna acqua, noi a Milano avremmo dei problemi di allagamenti dovuti a cinque città, cinque paesi prima di del circondario di Milano che scaricano nel Seveso e sono Bresso, Cusano Milanino, Cinisello, Cormano. Per cui, insomma, l'intento è capire cosa succede, che iniziative si stanno prendendo. E volevo sottolineare una cosa, che il Comune di Milano, cioè noi in zona 9 dovremmo essere molto interessati a quello che si sta, alle soluzioni che si stanno adottando e come le si stanno mettendo in pratica anche a nord di Milano. Quindi nella mozione viene riportato quello che è il parere del Comune di Milano alla conferenza dei servizi del 9 dicembre 2013. In quelle osservazioni il Comune di Milano dice tre cose importanti, o meglio, la prima, a mio parere un po' meno, però è un mio parere che poi vorrei anche mettere a confronto. Dice che nulla da obiettare alla vasca di Senago. La seconda, molto importante, dice, attenzione, che questa vasca basta soltanto per le piogge previste nell'arco di un anno. Terzo, sbrigatevi a progettare la seconda vasca. Il problema è questo. Al di là della mozione, se ci sarà o meno un'audizione, il problema è questo: quanti di noi sono sicuri che partirà la progettazione della seconda vasca? Lo so che noi a Milano potremmo, diciamo, disinteressarci se la vasca la costruiscono a Senago. Diciamo, noi potremmo anche dire, ma sì, ma che importa se è meno efficiente? Che importa se con un acquazzone, se la stessa vasca fosse costruita a Paderno, se la stessa vasca fosse costruita a Paderno, la popolazione di Niguarda avrebbe un'ora e mezza in più per mettersi in salvo. Allora, noi stiamo dicendo una cosa del genere, attenzione, perché nel momento in cui quella vasca che si sta costruendo a Senago resta l'unica, noi, optando per la costruzione della prima vasca a ridosso del fiume, daremmo più chance alla popolazione di Niguarda, alla popolazione di zona 9. Quindi ripeto, è vero che noi a Milano potremmo dire fate una vasca, è meglio di niente. Però se guardiamo bene, perché ovviamente il progetto di Senago è già in stato avanzato, però se partissimo allo stato zero, Paderno e Senago, solo un folle potrebbe decidere di iniziare da Senago.
inizierebbe a sondare la possibilità di farla a Paderno, perché a Paderno l'area localizzata è a ridosso del Seveso. Certo, non c'è alcuna progettazione in merito e bisognerebbe passare con due tunnel da sotto la ferrovia per l'area che è stata individuata, quella più vicina al letto del Seveso, e che consentirebbe di contenere un milione di metri cubi. Però non so. Allora, se noi dovessimo ragionare, basta che facciamo una cosa perché siamo in Italia, presto che tardi, io potrei darvi ragione, va bene, andiamo avanti con quella di Senago. Però la paura grossa è che la seconda vasca non verrà mai realizzata, anche perché ricordiamoci che prima del 2010, quando sono state riviste le statistiche, si è passati da 2,9 milioni di metri cubi da contenere, non so se mi conferma questi numeri, Presidente Motta. Prima del 2010, quando AIPO ha rivisto lo studio, ha portato a 5 milioni di metri cubi da contenere a nord di Milano. Prima erano 2,9. Per cui, insomma, una vasca da 1 milione di metri cubi non è indifferente. Come non è indifferente se viene costruita sul letto del fiume piuttosto che a 5 chilometri. Quindi con questo noi vogliamo portare qui il comune e parlare di questo, e prima ancora del comune magari anche noi di zona 9 dobbiamo convincerci di qual è la soluzione migliore. E visto che su Milano l'unico progetto è una vasca di laminazione di 150.000 metri cubi a Bruzzano, probabilmente è inutile muoversi per costruire una vaschetta quando poi appunto ci sono milioni di metri cubi da contenere a nord. Grazie. Presidente Motta. Sì, grazie. Allora, in parte forse si è risposto da solo il consigliere La Terza, nel senso che, cioè, a mio avviso è inutile chiamare i tecnici del comune. Il progetto di AIPO è stato affidato ad AIPO dalla regione. Il progetto prevede ben 7 vasche, cioè lo studio è stato fatto con più vasche. Poi effettivamente i soldi per farle tutte non ci sono, poi e quindi si comincerà a farne una. Lo studio però ha evidenziato che una non è sufficiente, che ce ne vorrebbero almeno 2, meglio se 4. Quindi per avere un risultato significativo ci vorrebbero almeno 4 vasche. È indubbio, ed lo sanno tutti, che se la vasca è sull'asse del fiume ha un effetto molto più efficace che se si trova a Senago. La scelta di Senago è stata dettata, ma sono tutte comunque cose che ha deciso la regione e non il comune di Milano. E il progetto che sta per partire l'ha in mano AIPO, quindi i tecnici del comune non avrebbero nulla da dire sull'argomento, quindi è inutile far venire qua i tecnici del comune. Questa è la mia prima osservazione. La seconda osservazione che faccio è che la vasca di Senago è stata scelta perché è la più vicina in linea d'aria al comune di Milano e nel contempo è la più grande come metri cubi di acqua che potrebbero. Dopodiché si può discutere sull'efficacia, sul fatto che quell'area era un'area salvaguardata da 40 anni, il comune di Senago l'aveva scelta perché rimanesse verde, non l'aveva preservata dalla cementificazione, eccetera eccetera. Questo, sfortuna vuole, adesso diventa un punto a svantaggio del comune aver fatto questa scelta, perché l'area è libera e può essere insediata lì la vasca di laminazione. Allora, non entriamo nel merito della questione, voglio restare sulla mozione. I tecnici del comune di Milano non avrebbero nulla da dire a riguardo, perché il progetto che citava il consigliere Agnusdei di una vasca a Bruzzano non è mai stato validato, non compare nello studio di AIPO, ma è una delle possibilità e quindi
non è stata minimamente presa in considerazione al momento. Non verrebbero a parlare di una cosa che non è prevista di far, che venga fatta. Per cui non, secondo me non ha senso fare questa richiesta. Dopodiché, se vogliamo parlarne, approfondire, studiare, uscire con un documento nostro in cui sosteniamo che è meglio una vasca o che è importante che non sia solo quella di Senago ma che ce ne sia un'altra, oh, questo è tutto fattibile, ma è inutile far venire i tecnici a mio avviso. Grazie. Capogruppo Indovino. Sì, grazie Presidente. Ma il tema mi appassiona per motivi evidenti, visto che le aree in cui c'è un'area di laminazione in questo momento, una vasca di laminazione, non so se dire naturale o artificiale, che è un pezzo della zona 9. Allora, cioè, adesso non per cattiveria, abbiamo dimostrato, mi sembra, dall'inizio della legislatura, della consigliatura, legislatura, chiamiamola come vogliamo, ad adesso, che sul tema ci siamo stati, abbiamo fatto commissioni. Il consigliere Rossi quando era vicepresidente della Commissione Ambiente, fin quando ci sono stati i tavoli, è sempre venuto in consiglio a riferire. Io francamente non mi addentrerei, a meno che non si abbia un conflitto di interessi, senza voler sollevare altre polemiche, nelle situazioni tecniche, perché nessuno di noi mi sembra che possa avere le competenze per cominciare a dire quello sì, quello no, quello sì, quello no. Non è, nelle nostre capacità. Dopodiché, se vogliamo entrare nel merito delle questioni, ho qualcosina studiato sull'argomento, ci sono diversi temi da affrontare. C'è il rispetto del contratto di fiume, c'è il fatto che da Palazzolo a qua ci sono 30 emissioni di scariche delle città perché c'è stata una cementificazione folle. C'è il fatto che c'è il problema del Ticino, che spesso i comuni interessati come quello di Senago è un problema di cui non tengono conto perché il Ticino ha le acque bianche. Allora, ci sono diversi problemi. Ci sono delle proposte che in questo iter che si sta sviluppando, lo so perché il mio partito è coinvolto nei vari livelli istituzionali su questo, anche di recente abbiamo tentato di coordinarci ed è stato pubblicato, credo settimana scorsa, un documento comune di tutte le amministrazioni coinvolte da Senago ad Abbiategrasso, passando per la zona 9 e per il comune di Milano. Ci sono tutta una serie di questioni che vanno affrontate e anche alcune soluzioni proposte, penso per esempio all'allargamento del canale scolmatore fra il Pudica e il Carbogera, sono soluzioni che mi sembra di aver capito, non sono cose ufficiali, sono sempre informazioni un po' raffazzonate, che ci sia disponibilità della provincia, che però nel frattempo ha passato le competenze direttamente ad AIPO, ci sia la disponibilità per attuarle. Allora, il punto è questo: se ci fosse scritto per esempio nella mozione viene richiesta la presenza dei tecnici della regione, guardate, potrei anche pensare di votarla a favore, ma qui si sta chiedendo al comune di Milano, che non è un attore in campo, nel senso che non ha potestà sul progetto. Il comune di Milano semplicemente dice: cara regione Lombardia, dice così il comune di Milano, il ragionamento che sta facendo dall'inizio della legislatura è questo: cara regione Lombardia, quando hai una soluzione io ci metto i soldi perché è un problema che interessa anche me e quindi contribuisco dal punto di vista economico a finanziare il progetto che tu hai stabilito perché tue sono le competenze riconosciute dallo Stato. Non è il Comune di Milano che può individuare una soluzione, è AIPO, sono i tecnici di AIPO su mandato degli assessorati della Regione Lombardia. Questo è. Allora, se vogliamo far venire, chiedere all'assessore regionale all'ambiente, ai tecnici regionali di venire qua, facciamolo. Faccio solo un'osservazione, forse converrebbe che il vostro consigliere comunale a Palazzo Marino lo chiedesse in aula, in una commissione consigliere di Palazzo Marino, mi sembra che abbia più senso e significato, lo dico per inciso. Dopodiché, se vogliamo farlo, guardate, se modificate e si esplicita che i tecnici siano, e gli assessori siano quelli regionali, perché il Comune di Milano non ha
cioè mette solo i soldi su un problema che gli causa ingenti danni. Cioè l'ultima, quando ci fu l'esondazione grossa, ci furono, se non vado errato, vado a memoria, una cosa come 50 milioni di euro di danni, che è circa poco meno del doppio di quanto il Comune di Milano metterebbe per il progetto, per finanziando il progetto, che non è solo quello di Senago. Cioè la vasca di Senago copre il 30% del problema, perché il progetto complessivo sull'asse del fiume risolve il 90-95% circa del problema. La vasca di Senago all'interno di quel progetto è la vasca che da sola riesce a risolvere, diciamo, la fetta più ampia della questione, che è il 30%. Prendo il tempo della Giovanna Mizzano. Questo c'è scritto nel progetto, perché io l'ho letto il progetto di AIPO. Allora, la vasca di Senago è stata scelta, dicono i tecnici, quindi non è un parere di Stefano Indovino, che studia lettere, quindi non ci capisce un H, che lì la vasca di Senago è forse quella fatta meglio, diciamo, sarebbe la più utile perché è quella più a sud. E mi stupisco, guardate, perché andare a tartassare un territorio come quello di Paderno Dugnano, a proposito di equilibri, che in questo momento, dal punto di vista, immagino sappiate bene, degli interventi, diciamo, impattanti, come la Romonza, le Quattro Corsie, eccetera, eccetera, è già un territorio che sta soffrendo moltissimo, più il problema degli scarichi ambientali, su cui c'è un'indagine della magistratura, quindi non proferisco verbo. Anche dire che l'area di Paderno è quella giusta è rischioso, secondo me. Allora, è necessario che non si insista solo sul territorio di Senago, ma si insista anche su altri territori, e che possibilmente non partano solo i lavori della vasca di Senago, ma anche altri. È indispensabile e prioritario che si proceda alla pulizia delle acque, perché siamo già sottoposti a procedura di infrazione da parte della Comunità Europea. È fondamentale che si ristabiliscano e si riporti, diciamo, in auge il contratto di fiume, perché sull'Ambro sta funzionando, non sta risolvendo il problema, ma sta funzionando. Quindi è indispensabile che ci siano tutte queste cose. Io penso che il mio partito, a meno di modifiche che ho detto prima, voterà contro, non perché non siamo interessati al problema, ma perché non è questa la sede, che si faccia una commissione in consiglio comunale alla quale magari noi parteciperemo, con chi sta gestendo la partita, perché guardate che la vasca di Senago è già diciamo nel tratto finale, cioè il progetto è già, adesso mi sfugge il termine, non definitivo, però è addirittura d'arrivo. Quindi è inutile che siamo qui a fare, diciamo, le danze o facciamo le anime belle. E lo dico avendo avuto ferventi discussioni con i miei amici e compagni del Partito Democratico di Senago, che hanno questa patata bollente che tra le mani. Grazie. Grazie capogruppo Indovino. Presidente Simi. Sì, grazie. No, io volevo semplicemente un inciso, perché i miei colleghi che hanno parlato adesso hanno ben chiarito la posizione del Consiglio di zona. Però volevo ritornare al discorso relativo proprio al significato della mozione. Cioè, che nel dispositivo la mozione chiede, rileggo, ai presidenti delle commissioni territorio e ambiente di convocare al più presto un'audizione dei tecnici che stanno seguendo i lavori di le progettazioni nella tratta valle del canale scolmatore nord-ovest. Il fine è quello di conoscere quali sono i tempi e gli interventi in atto finalizzati a mitigare gli effetti dell'esondazione del torrente Seveso nei quartieri di Guardia Istria Zara, della zona 9. Ora, ricordo ai consiglieri e anche ai cittadini che noi la Commissione Territorio e Ambiente congiunta l'abbiamo già convocata in data 25 novembre, a cui abbiamo invitato i tecnici di AIPO, eccetera, eccetera, proprio su questo tema. Allora, cioè, possiamo, diciamo così, ricominciare da capo a riconvocare un'altra commissione, ma mi sembra che, siccome i tecnici che ci hanno spiegato le loro ragioni, mi sembra che l'abbiano spiegato in maniera chiara quello che loro intendono, magari noi siamo d'accordo, non siamo d'accordo, è un altro discorso, ma se fra una settimana o fra 15 giorni riconvochiamo questi personaggi, al di là che poi magari ritornino o meno, ma non è che ci raccontano una cosa diversa da quella che ci hanno detto un mese e mezzo fa, due mesi fa. Per cui la mozione da questo punto tecnicamente è irricevibile, perché ne abbiamo appena parlato di questa cosa, e visto proprio che il Consiglio di zona
ha fatto tutto quello che era in suo, diciamo, nelle sue corde, visto che è un argomento ben sentito. Non capisco questo reiterare questa richiesta, che di fatto è già stata in qualche modo ottemperata. Grazie. Consigliere capogruppo La Terza. Grazie Presidente. Allora, inizio da Simi. Allora, reiterare, non è che è ok che la richiesta viene fatta, però sa, c'è una variabile che cambia nel frattempo, ed è la variabile tempo, ed è quello che è stato fatto nel frattempo. Da allora c'è stata l'audizione qui in Consiglio di zona, che ha visto anche la partecipazione del sindaco di Senago e dei suoi assessori. C'è stata una conferenza dei servizi, c'è stato un confronto tecnico, c'è stato un invio di tutte le osservazioni di tutti i partecipanti alla conferenza dei servizi verso AIPO, verso il responsabile del procedimento, ingegner Mille, per cui qualche evoluzione ci sarà stata nel frattempo. Ora, sono d'accordo, io colgo il suggerimento del capogruppo del Indovino, quando dice vogliamo effettivamente appunto saperne di più, chiediamo cioè non so tecnicamente come funzioni, funziona che il presidente Simi viene convocato a Palazzo Marino in una commissione, in una commissione territorio in cui ascolta i tecnici. Invece, non lo so, dal punto di quando si parla di decentramento, no? Visto che forse a chi dovrebbe star più a cuore, è così in effetti, perché ci siamo interessati, però ragazzi non molliamo, non lasciamo stare, perché vabbè, in una frase mi sono preso due revival. Ok, dicevo comunque di stare sul problema, e poi magari il capogruppo Indovino dice non siamo tecnici, delle osservazioni sono state fatte, e delle osservazioni sono state anche puntuali, per cui non è che sono campate in aria, non sono state fatte per fare propaganda elettorale, le osservazioni fatte sono state puntuali. E lì però io ve l'ho detto qual è il problema, è ormai l'abbiamo già fatto, cioè se si partisse dallo stato zero le considerazioni sarebbero altre, invece adesso si dice ormai lì è andato avanti, andiamo avanti. Lì è stato fatto praticamente uno studio di fattibilità molto più approfondito. Io volevo aggiungere una cosa, perché ovviamente appassionandomi al problema, vedendo anche le costruzioni, cioè tutte, vari particolari, non so tutto magari quanto voi, però per quello che riesco ad apprendere, ci sono delle complessità insite nell'opera. Io ad oggi non so, e non so se voi lo sapete, ma vasche di laminazione di quel tipo non credo che ne esistano. Sono vasche di laminazione di 1.000.000 m3, perché generalmente per vasca di laminazione si intende una vasca che si riempie quando c'è la piena e si svuota. Parliamo di un'opera. Parliamo di un'opera. A Senato sono 2, 3. L'ultimo progetto presentato in conferenza dei servizi sono tre vasconi nella stessa area. Una è a svuotamento naturale, le altre due sono a svuotamento forzato. Allora, il problema dell'opera, io non sono riuscito a trovarne in giro opere di quella dimensione, quindi non sarebbero neanche vasche di laminazione, perché generalmente le vasche di laminazione arrivano alla piena, invadono un'area e poi rilasciano l'acqua in modo naturale. Lì lo sapete bene, lo svuotamento di quelle vasche avverrà con delle pompe in modo forzato, e se si dovessero riempire, per svuotarsi ci vorrà una settimana. Io non so quante opere sono già realizzate di quel tipo. In più bisognerà fare anche la pulizia all'interno, per cui è una fabbrica di tutto rispetto. Per cui è ovvio che mi preoccuperei, se fossi di Senago mi preoccuperei per vedere anche come viene gestita. Cioè, allora, invece un'altra questione che diceva Andrea Motta,
la questione delle due vasche ovviamente non nasce dallo studio, nasce dalle osservazioni del Comune di Milano verso la conferenza di servizi che parlava della realizzazione della, diciamo, delle vasche a Senago. In più, e questo quando si dice rischioso, parla a Paderno, lo so che è rischioso, lo sappiamo qual è il rischio più alto, no? A maggio a Paderno ci sono le elezioni, mi rendo conto che fare proposte, no, ma non ti sto dando del diciamo, come dire, del fifone, sto dicendo effettivamente è un rischio andare a dire a quelli di Paderno: guardate che la vasca è da fare nel vostro territorio, azzeriamo tutto. Voi, cioè, diamo la parola anche ai cittadini, cosa fareste? Qui stiamo sprecando dei soldi, non è vero che la vasca di Senago è quella più vicina a Milano, io non so come l'ha misurata la distanza, però se la distanza la misurate attraverso i canali, non è quella di Senago quella più vicina a Milano. Più a sud, però prende dalla derivazione di Palazzolo, e la vasca a Paderno sarebbe poche centinaia di metri più in su, per cui non è quello. Quindi adesso, visto che per me va bene, cioè, se dobbiamo sentire qui di nuovo i tecnici regionali, perché ovviamente nel frattempo c'è stata anche un'audizione del Comune di Senago in regione, a me va benissimo. Se vogliamo risentire gli assessori regionali qui, e sarebbe ottimo, anzi grazie per il suggerimento. E l'assessore, non lo so, era quello il suggerimento, che lui ha parlato anche di tecnici e assessori, invitiamo quelli regionali. Ragazzi, perché qua questa è l'evidenza è che noi non diciamo niente, perché basta che si fa una vasca lì, lo studio è avanzato, è stato fatto uno studio di fattibilità. Scusa Tucci, devo dire un'ultima cosa, l'ultima cosa è questa. Allora, una cosa che mi è stata osservata in questi giorni è che, se voi vedete, se ci focalizziamo sulle quattro vasche, il costo di quelle vasche è preventivato in 85,2 milioni. E quindi una delle osservazioni che salta all'occhio dice: cavolo, ma vai a fare proprio la vasca che costa di più, 30 milioni a Senago, no? Perché? In realtà perché è così? Perché purtroppo in Italia lavoriamo in questo modo. Quella di Senago è quella su cui si è studiato di più e su cui si è riuscito a fare uno studio più approfondito dei costi. E probabilmente non saranno neanche 30 milioni, saranno molti di più quelli necessari, perché davvero, come dicevo prima, è un'opera immane quella di Senago. Per cui, quindi, se andrà avanti ancora ad aumentare i costi, il Comune, perché il Comune è interessato, perché il Comune ci mette dei suoi soldi, e non può dire il Comune, vabbè, tanto il compito è tuo, io pago e buonanotte. Devi anche fare in modo che quella soluzione vada portata a termine nel più breve tempo possibile e con i costi minori. Quindi non lo so adesso, se è un emendamento quello di sentire i tecnici regionali, ben venga, però la richiesta è quella di non abbassare la guardia su quello che, su tutte le evoluzioni sulle vasche di laminazione, di contenimento del torrente Seveso. Dopodiché, se di questa mozione non se ne farà nulla, è ovvio che noi come Movimento 5 Stelle andremo comunque avanti, quindi torneremo a chiedere qualcos'altro al Consiglio. Grazie. Grazie Capogruppo. La terza, mettiamo in votazione la mozione.